Aires, ven a Marco Pannella, el ricordo per il suo noventesimo compleanno, oggi 2 maggio 2020, la che avrebbe fatto. Aires, ven, appoggio internazionale alla resistenza venezolana, nasce come un gruppo di preghiera per il Venezuela, trasformatasi oggi in una configurazione sociopolitica propositiva non violenta. Vogliamo oggi, come tutti gli anni nell'anniversario del compleanno di Marco, rendere omaggio e manifestare il nostro ringraziamento al leader politico e carismatico per autonomasia del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Traspartito, dove da allora abbiamo la militanza attiva. Nell'anno 2008, se ricordiamo bene, si realizzava a Roma in Bar Camp, un evento del PRNTT organizzato da Diego Galli, il quale, dopo diverse conversazioni, ci aveva inserito fra i relatori. Così abbiamo avuto un lungo intervento dove denunciavamo già la gravità e la pericolosità del oggi narcostato terrorista ex Venezuela partitocratica, sì. Comunque, su una via di evoluzione allora non trascurabile nel continente, dove venivano accolti per milioni di stranieri, tra i quali ad oggi all'incirca 2,5 milioni di discendenti di italiani, secondo l'ex vice ministro agli esteri Ciro. All'indomani di questo evento si realizzava la chiusura nella sede del PRNTT in via di Torre Argentina, alla presenza di Marco Pannella, questo evento. Parlavano allora di proposte referendarie e lì ho conosciuto personalità come Cesare Salvi a favore della tirannide, Lucio Malan e altri. Sicuramente il discorso sulla partitocrazia, le violazioni dei diritti umani, la violazione alla Costituzione trovarono rincontro, riconoscimento con le nostre proposte e dato che il lemma di Aires Ven sono le parole di Gesù in Giovanni 8,32 «I conoscereis la verdad y la verdad os sarà libre», ci portarono a manifestare tutto il nostro ringraziamento e riconoscenza. Sicuramente eravamo in un ambiente, un luogo dove Aires Ven sentiva di poter esporre ed sviluppare nella reciprocità che ci caratterizza le denunce che portavano alla conoscenza pubblica sul tema Venezuela, che era già sommerso in un processo totalitario e castrocomunista stalinista distruttivo nel quale era già in atto l'attuale Holodomor, sterminio, l'occausto della nostra gente. Siccome rappresentavamo Aires Ven, fedele alla tradizione venezuelana di persone per bene, ho aspettato a lungo finché Marco era rimasto seduto al tavolo con la gigantografia dei monaci tibetani e la scritta del Vangelo di Matteo per salutarlo. Avvicinandomi gli dico, la ringrazio. Mi prese la mano con calore e affetto e mi risposi, noi radicali ci diamo del tu. Allora dissi, ti ringrazio. E molto commossa aggiunsi, Marco, il mio popolo sta morendo. Lui allora, con grande amore e fermezza, mi rispose, non lo dire mai più, e puntandomi il dito concluse, ci sei tu. Fu un momento in cui presi ancora maggiore coscienza della portata di queste parole, e sebbene è vero che mai sovrasterando la missione che Aires Ven ha con tutto il suo portato cristiano, noi con Gesù, sentì comprensione di fronte alla tragedia che il Venezuela attraversa e la cui sequenza storica si può trovare più scandita ai microfoni di Liberi.tv, spazio di libera parola. Posso dire che da quel momento la nostra conoscenza si nutriva anche negli incontri, nei congressi del partito e della galassia di allora, così che dopo un intervento di Aires Ven a Chianciano mi fece chiamare
con Yepiripa, que ni por toda lui e abbiamo conversato. Al salutarmi mi dissi, certo che hai ancora forti i polmoni. Diversi sono i ricordi in mezzo a questi due successivi momenti che non vorrei passare per alto. A Teramo, quando si celebrò il primo congresso per la libertà della cultura, dando noi corpo ai concetti transnazionali, già che eravamo Airesven presenti in più persone, Airesven esponeva l'esigenza di guardare fuori dall'organizzazione ONU e poneva la domanda di fino a quando essa e il mondo avrebbero continuato a tollerare la situazione del Venezuela senza una ingerenza umanitaria. Finito il nostro intervento, si alzò dalle scale dove era seduto e venne a darmi un bacio e un abbraccio, e poi mi chiese il mio intervento, che ovviamente glielo regalai con una nostra dedica. Oggi crediamo che anche se fosse perso, sicuramente è nell'archivio di Radio Radicale alla quale porgiamo i nostri ringraziamenti. Sicuramente, carissimo Gianni, anche noi ti ringraziamo e poi ci ritroveremo qua per il 19 maggio a rendere nuovamente omaggio a Marco. Se mi permetti, vorrei aggiungere delle pillole che nutrirono e nutrono tutt'oggi la reciprocità con cui con lui abbiamo sperimentato. 1. Il concetto strage di legalità, strage di Stato e popoli ha risuonato fortemente in noi, nelle nostre trasmissioni di Caminos de Libertad per Radio Libertad de Venezuela, lo che amavamo il lemma panneliano. Così i nostri ascoltatori hanno potuto conoscerlo. Questo concetto a noi ci riporta anche all'Antico Testamento, però non andiamo a aprire questo filo e lo saltiamo per ora. La seconda, così quello del diritto alla conoscenza, in quanto per noi, già nel libro del profeta Osea 4, versicolo 6, inizia con questa frase: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. 3. Dice Gesù nel Luca 11:52: guai a voi, dottori della legge, perché avete portato via la chiave della scienza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare l'avete impedito. E successivamente in Matteo 11:25 disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti le hai rivelati ai piccoli. Questo nostro omaggio che va a Marco, e ringraziamo Liberi TV che lo possiamo fare, perché noi, essendo piccoli tra i piccoli, abbiamo questa porta gigantesca di accesso alle attualizzazioni sul Venezuela, che questo spazio di parola libera, e lo ripeto, liberi.tv ci dà. Ti ringraziamo Gianni, in quanto questi ragionamenti propri di Airesven possono essere considerati anche come intrisi di religiosità, ma non è così veramente. Diamo la buona battaglia per la ricostruzione della nuova Venezuela, della Repubblica con una democrazia liberale, uno Stato di diritto, il rispetto di tutti i diritti umani senza eccezione, laica, federalista, decentralizzata. Viva Venezuela libre, democratica e consciente, Dios y Federación Descentralizada, Dios los bendiga. Blanca Briseño, cofundatrice o cofondatore meglio di Airesven. Grazie.